Bet TV Catania Beach Soccer oggi vince lo scudetto. Siamo diventati campioni d'Italia. Grande festa qui dall'Esagono Beach Club. Tutti gli amici di Globus TV, tutti gli utenti di Globus sono venuti qui all'Esagono Beach Club per fare i complimenti al presidente Giuseppe Bosco per aver portato a casa lo studente. Siamo campioni d'Italia e questa è un'enorme soddisfazione. Bah, grazie. Abbiamo riportato questo scudetto a casa dopo 6 anni che mancava. È importante per noi, è importante per la città, è importante per consolidare il nostro movimento estivo che facciamo in estate. E soprattutto abbiamo portato tantissimi, centinaia e centinaia di bambini alla playa di Catania per cercare di sviluppare ancora di più questo magnifico sport. Certo, giocare nella sabbia è ancora più difficile, sicuramente, è un'impresa. Sicuramente, però loro, i giocatori ci sono abituati perché fanno questo di lavoro e quindi sicuramente sono abituati. Allora, noi siamo pronti a far vedere la coppa che ci siamo portati, io mi sento partecipe, ci portiamo a casa questa meravigliosa coppa e tutti insieme facciamo i complimenti a tutta la squadra e soprattutto a lei, presidente. Grazie, no, ma più che altro i complimenti vanno ai ragazzi che sono scesi in campo e hanno interpretato nel modo giusto la maglia del Catania. Quello è lo spirito che mi piace e quello è sicuramente quello che loro hanno interpretato e hanno fatto. Francesco Di Paola, ci troviamo qui all'Esagono Beach Club, non si può non parlare di Francesco Di Paola quando si parla di Domus Bet, di Beach Soccer. Una grande soddisfazione aver portato uno scudetto, siamo campioni d'Italia e per questo chi dobbiamo ringraziare? Ma io dico in primis tutti i nostri tifosi che ci sostengono, poi direi che è anche giusto che un po' tutto il nostro mondo ne prenda atto che la nostra vittoria è condivisa con tutti quanti voi, anche i giornalisti che ci seguono. Dico sempre che è un lavoro molto anche difficile da fare, perché il giornalista deve un po' punzecchiare, però dall'altra parte deve essere poi alla fine, cioè, dico sì. Va bene così. Ho un ringraziamento soprattutto ai giocatori, perché i giocatori sono quelli, lo dicevo poc'anzi, quelli che oggi ci fanno vivere questo evento. I giocatori hanno dato l'anima, i giocatori, io devo ringraziare Giuseppe Bellantoni perché comunque ha allestito una squadra per come volevamo noi. E dicevo poc'anzi, ci sono stati anche dei momenti molto tristi o comunque anche duri. Siamo riusciti a uscire fuori, diciamo, tutta la nostra voglia di fare. E alla fine siamo arrivati a uno scudetto che secondo me è strameritato. Non poteva non essere presente qui all'Esagono Beach Club l'avvocato Enzo Ingrassia. Per questo bel evento ci siamo portati uno scudetto. Più che l'avvocato Enzo Ingrassia, presidente di Catania Rossa Azzurra. Presidente di Catania Rossa Azzurra. Orgoglioso dello scudetto di Catania Biscoccer, dell'amico socio Giuseppe Bosco. Ma orgoglioso dello scudetto dell'equipe Orizzonte di Tania Di Mario, come orgoglioso dello scudetto della meta Catania, dell'amico Enrico Musumeci. Allora, Catania Rossazzurra ha saputo fare da collant nella storia del calcio, no, non dico minore perché sarebbe blasfemia catanese, dico il calcio o calcio in acqua, calcio nel Palacatania. Calcio che rappresenta lo sport a Catania anche. Calcio a 5, calcio a 8, calcio a 11. Calcio a 5, calcio a 8, calcio a 11. Detto bene, avvocato, un collante che la Rosa Azzurra ha saputo fare da collante. Noi siamo nati per Catania, però ci sono tante realtà che portando i colori rosa-azzurri Catania rappresentano. Orgogliosi di avere soci, i presidenti di queste società.